Io credo che la qualità del lavoro per quanto riguarda le verifiche della messa a terra degli impianti elettrici svolte dal verificatore debba essere definita sia per quanto riguarda l'aspetto della qualità in scienza, che è definita appunto dalle conoscenze di tipo tecnico, quindi prettamente tecnico per svolgere la propria attività, ma anche di tipo prettamente giuridico, perché per svolgere l'attività in maniera legale, quindi consona a quelli che sono i dettati anche di altre norme, è importante che il verificatore sia a conoscenza anche delle norme giuridiche. Molto spesso fa molta più attenzione a quello che sono le norme tecniche. Sono un tecnico, svolgo la mia attività conoscendo e anche aggiornandomi per quanto riguarda le norme tecniche. Beh, non basta questo, bisogna anche conoscere le norme giuridiche. Ma questo ancora non basta, perché nella realtà, secondo me, per svolgere un'attività in qualità devi svolgerla in scienza, ok, secondo quello che abbiamo detto, ma anche in coscienza. E allora in coscienza questo presuppone un salto di tipo culturale abbastanza importante, perché nella realtà svolgere il lavoro in coscienza vuol dire mettersi in condizione empatica, cioè il verificatore deve mettersi in una condizione empatica con chi la verifica, alla quale viene effettuata. Quindi, in un certo senso, quali sono le aspettative dei dipendenti, dei lavoratori nei propri luoghi di lavoro? Di essere in sicurezza, di essere messi in sicurezza. Quindi, in un certo senso, vogliono avere questa tranquillità di tipo anche morale, di poter lavorare in quel luogo di lavoro senza che contatti indiretti possano provocargli degli shock, perché magari la messa a terra non è stata fatta, anzi la verifica della messa a terra non è stata fatta o è stata fatta male, o perché un differenziale non funziona nel momento in cui dovrebbe funzionare. Quindi nella realtà i verificatori risultano essere gli angeli custodi di quei padri e di quelle madri di famiglia, ma insomma di tutti quelli che lavorano in quel determinato luogo di lavoro e che in un certo senso affidano la propria sicurezza a quei verificatori. Ecco, questo è il salto di qualità, questa empatia, questo capire che cosa si aspetta il dipendente che lavora in quel luogo di lavoro da parte del verificatore è un salto importante, un fattore che dovrebbe essere percepito dal verificatore, e quindi nella coscienza di andare a fare anche un'opera buona, un'opera anche di cuore verso se stesso, perché lo farà sicuramente dormire bene la sera, ma anche verso gli altri, perché sarà sicuro di aver fatto quell'attività con tutta appunto l'amore possibile verso il prossimo.